messaggio. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo allora nel nostro paese, quali sono i fronti. C'è il fronte dell'emergenza sanitaria, il fronte delle proteste e c'è anche il fronte della vita che va avanti. Abbiamo in collegamento Roma, Milano e Napoli. Comincio da Napoli, Antonella Del Prino, perché abbiamo raccontato ieri che cosa? La congestione all'ospedale Cardarelli, uno dei più grandi poli ospedalieri del sud. Com'è la situazione oggi, Antonella? Cominciamo da te. Allora, ci sono 5 ambulanze in questo momento in attesa e molti parenti. La situazione più o meno è quella solita che siamo abituati a vedere. La notte peggiora, ovviamente. Alberto, poco fa ha parlato il governatore De Luca e ha dato i dati. E il 10% del numero complessivo nazionale che hai dato tu appartiene alla Campania, vale a dire 3.186 contagi. Per il secondo giorno consecutivo la Campania ha rotto il fronte dei 3.000 contagi, 600 dei quali appartengono solo alla città metropolitana di Napoli. E infatti l'appello sia del governatore De Luca sia di Ciro Verdoliva, il direttore generale della ASL Napoli 1, dicevano appunto, facevano appello alla mancanza di medici e di infermieri. Hanno chiesto alla Protezione Civile 600 medici, 800 infermieri, ne sono arrivate poche decine. Adesso è arrivata, vedete, un'altra ambulanza. Guardate gli autisti, le persone vestite di bianco, come siamo abituati a osservare purtroppo intorno agli ospedali e intorno ai malati di Covid in questi ultimi mesi. Un lavoro estenuante che stanno facendo questi volontari, moltissimi sono volontari del 118 che accompagnano malati, accompagnano malati anche di Covid. Esatto. Antonella, allora facciamo così, torno da te tra un attimo perché voglio intanto accendere le altre dirette di oggi. Voglio andare adesso a Roma perché stiamo raccontando l'emergenza sanitaria, ma ci sono anche le proteste. Lorenzo Lobasso, chi è in piazza oggi? Da te. Alberto, da questa mattina in tutta Italia in 17 piazze si sono radunati in modo unitario e pacifico i lavoratori del comparto dello spettacolo, dell'intrattenimento, del teatro. Guarda, adesso siamo al Ministero dello Sviluppo Economico e da questa mattina non mollano e hanno voluto affiggere questo striscione con l'articolo 4 della Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, perché loro dicono come proprio noi che riempiamo quel vuoto, qualora ci dovesse essere un altro lockdown, garantiamo l'intrattenimento, il tempo libero, garantiamo tutti quei contenuti di cui noi fruiamo, no Alberto, quando certo. Siamo a casa, pure ci chiudete, che cosa dobbiamo fare? Guardali, ci sono le bandiere, sono 12 ore che protestano in modo pacifico, in modo unitario, in modo sicuro, in modo distanziato. Che cosa chiedono, Lorenzo? Io sono qui con Riccardo intanto, ecco Riccardo, che cosa chiedete? Spiegaci, Riccardo fa l'attore. Sì, sono un attore, siamo qua con altri lavoratori e lavoratrici dello spettacolo perché noi vogliamo denunciare il fatto che il nostro è stato il settore, il primo, come nello scorso lockdown, a essere chiuso. E ci dicono che è un problema di mobilità andare al cinema e al teatro. Per quanto noi possiamo credere a questa cosa, noi siamo lavoratori dello spettacolo, non siamo scienziati, non siamo sicuramente un comitato tecnico scientifico. E allora noi ci crediamo, però a questo punto il nostro slogan è: tu ci chiudi, tu istituzione, ci chiudi, tu ci paghi. Anche perché noi siamo quei lavoratori che hanno garantito quei contenuti tanto importanti per la nostra società, come abbiamo potuto vedere benissimo durante i mesi di lockdown. E certo, moltissimi di noi rischiano di non continuare a fare questo mestiere. Quindi le proposte sono concrete e sensate, anche perché sono 550 persone, 550.000 lavoratori, quasi tutti precari, molto specializzati, dagli addetti alle luci, al palco, ovviamente registi, scenografi e sceneggiatori. Allora Lorenzo, grazie. Torno da te dopo, non so se hai qualcun altro che vuole intervenire ora, lo vediamo dopo. Dimmi tu, perché se è pronta la grafica. Guarda, abbiamo qui Aura. Aura, sì. Voi avete fatto delle proposte molto concrete. Tu, per esempio, che cosa hai fatto in questi ultimi 7 mesi? Allora, in questi ultimi 7 mesi diciamo che i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo si sono mobilitati da subito perché sono stati i primi a chiudere a febbraio. Ecco.
a fine febbraio e poi c'è stata una riapertura il 15 giugno che però è stata una falsa ripartenza. Ecco, a lavorare Lorenzo, sono tornati 10-15 persone. Cioè io per Lorenzo, esempio, ho fatto devo 5 tornare in studio lavorative. E ritorno a te tra un attimo. Ringrazio Aura perché dobbiamo far vedere subito i dati del contagio che sono appena arrivati. Questa è la fotografia di oggi e non è una bella fotografia perché i nuovi contagi sono 31.084. Potete comprendere l'incremento che c'è stato. Noi tutti i giorni forniamo questo dato. È un incremento esponenziale anche rispetto a ieri. I tamponi sono aumentati, 215.000. Aumentano i morti, sono 199, aumentano le terapie intensive, ma certamente quel numero 31.084.000 è un numero che allarma. Questo cosa significa? Significa che verosimilmente noi ci stiamo, siamo già non più nella fase 3, come ha detto il Premier Conte l'altro giorno, ma come spiegano gli esperti oggi siamo in fase 4, uno scenario in cui il virus circola molto velocemente e quindi potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Vi dicevo prima, la situazione è precipitata, possiamo dirlo, negli ultimi giorni. Cerchiamo allora di fare un passo indietro e ripercorrere questo film che riguarda gli ultimi 5 giorni, da quando c'è questo mini lockdown con le chiusure alle 18. Che cosa è successo? Guardate con Alessandro D'Alessandro. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimento e ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Mamma mia, che sta succedendo? Mamma mia santa! Stamattina siamo qui! Sono 9 mesi! È una vergogna! E noi non lavoriamo! Da un anno! Da un anno! Non adesso! Da febbraio! Qui ci sono, per cortesia se le puoi inquadrare, 2 ambulanze in attesa, ma questa notte erano ben 9 in fila. A distanza, allora se ne vada, ma abbiamo bisogno di fratelli! Sono le 21, siamo in via Roma, ci siamo appena stati in scontri con la polizia. Questo è il film degli ultimi 5 giorni, situazione che precipita, contagio alle stelle come mai era accaduto prima. Luca Forlani da Milano, perché ci sono 2 regioni osservate speciali. Abbiamo sentito prima la Campania, ma la Lombardia, e da lì arrivano numeri che fanno davvero impressione. Luca, da te. Eh sì Alberto, i dati del contagio sono molto alti, 8.960 nuovi positivi, quasi 9.000, dati che preoccupano perché quasi 4.000, 3.979 solo nella città metropolitana di Milano. Si rende quindi sempre più concreta la possibilità di un lockdown. Lunedì si deciderà il da farsi perché il presidente Fontana incontrerà i sindaci dei capoluoghi di provincia e lì si deciderà il da farsi, se i dati, alla luce di questi dati e delle misure prese, se sono bastate o seppure ci sarà necessario un lockdown. Ecco Luca, da io che sono vediamo, a Cadorna, ecco, però, che è un punto cruciale infatti, del trasporto sì, pubblico. Quello che vediamo è che c'è comunque chiaramente sì, la infatti, vita Alberto, che continua, nonostante questi numeri, giustamente. Raccontaci esattamente Luca. Sì. Il trasporto pubblico resta un problema, una questione davvero grave da risolvere perché ci sono troppe persone sui mezzi pubblici, è difficile mantenere il distanziamento sociale, nonostante lo smart working, nonostante la didattica a distanza, nelle ore di punta è sempre più difficile mantenere il distanziamento sociale e non accalcarsi sui mezzi pubblici e questo rimane una tematica da risolvere. Il sindaco Sala però, a proposito delle chiusure, ha detto che qualora si chiuderà bisogna dare delle garanzie, delle sicurezze a coloro che saranno chiusi. Questo è fondamentale. Sono state le parole del sindaco Sala questa mattina. Grazie Luca Forlani. Adesso vado di nuovo da Antonio Del Prino perché dalla Campania, con i numeri che abbiamo documentato prima, Lombardia e Campania, dove il contagio cresce in maniera esponenziale, decisione ulteriore del governatore. Cosa ha deciso De Luca, Antonella?
ha deciso che da lunedì saranno chiusi gli asili nido, gli asili, le scuole primarie e secondarie. Questo fino al 14 di novembre. Grazie.